Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. In questo breve video andremo a vedere un primo look, un primo sguardo a quella che è la mia nuova videocamera o camera cinematografica. Allora ragazzi, come al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like, scrivetemi qua su YouTube, su Instagram e su Twitch. Come avete detto dal titolo, questa è la Blackmagic Ursa Mini 4K. Per chi non se ne intendesse di videocamere, è il modello precedente all'ultima Blackmagic lanciata. Cominciamo dal marchio, a parlare del marchio. Perché ho scelto Blackmagic, non Canon, non Sony, non Red, non altri marchi? Allora, a mio avviso, secondo me, Blackmagic è il marchio rapporto qualità-prezzo migliore che ci sia sul mercato. Infatti, ragazzi, Blackmagic fa delle camere ottime a dei prezzi molto vantaggevoli e molto bassi, con delle performance video molto molto buone. Ovviamente questa camera, essendo una Ursa, non ha la possibilità di fare foto. Il sensore infatti è capace di registrare video fino a 4K a 60 fps in ProRes XQ, quindi dopo 444, e in RAW, ovviamente senza perdita di qualità. Ovviamente questa camera, come appunto ci sarà anche una recensione rispetto a questa camera, ma le prime cose che vi posso dire è che è una camera che ha un grosso difetto. Il difetto è che a bassi ISO, ad alte ISO, la camera non riesce completamente ad andare. Infatti la camera si spinge massimo agli 800 ISO e gli ISO nativi sono 400, quindi potete andare a 200 o 400 ISO. 800 non ve lo consiglio vivamente perché fa un file orribile con molto molto rumore. Tra i tanti pregi e difetti di questa macchina possiamo trovare, per quanto riguarda i pregi, che è un sensore APS-C, quindi è un sensore molto luminoso rispetto ai modelli micro 8 terzi. Inoltre, appunto, essendo appunto una camera Ursa, ha tutte le performance, tutte le cose in più che abbiamo nella Ursa rispetto alle camere Pocket. Quindi abbiamo ad esempio lo schermo flippabile, non per vedermi, ma lo schermo che appunto va fino in giù e fino in su, quindi molto comodo. L'avrei fatto che comunque mi permettesse anche di vedermi, perché anche per quanto riguarda i registi può essere utile questa cosa, perché se nel caso bisognasse fare un'intervista sia da soli, avere lo schermo flippabile verso di me è molto molto utile. Il mio modello specifico è attacco Canon EF, non ho preso PL perché il PL secondo me, almeno per il mio tipo di workflow, è abbastanza inutilizzabile. E ovviamente costa anche di più, quindi ho scelto un modello prettamente più economico sulla linea Ursa, ma comunque forse quello che ha più senso tra tutti e quattro i modelli. E perché ho scelto questo modello rispetto al 4.6K? Perché questo modello ha il global shutter, certo è meno prestante in ISO, ma comunque costa molto meno rispetto al 4.6K, e la 4.6K tra l'altro ha anche una tinta molto brutta per quanto riguarda il magenta, quindi molte immagini risulteranno molto magenta rispetto ad altre. Quindi questo è anche un motivo per il quale ho scelto la 4K normale, e anche perché soprattutto il global shutter, che per me è una cosa molto utile, anche se piuttosto perdo un po' di ISO rispetto alla 4.6K G2 o la G1. Ovviamente, visto che stiamo parlando di una camera cinematografica, abbiamo tutte le cose che appunto entrano nel mondo cinematografico. Ad esempio l'SDI, questa camera non ha assolutamente HDMI. Se nei modelli, ad esempio i Pocket, abbiamo l'HDMI standard, in questa camera non abbiamo assolutamente l'HDMI. Abbiamo solo l'SDI in, un SDI out ovviamente, e anche per quanto riguarda i microfoni non abbiamo l'ingresso normale per quanto riguarda appunto il microfono, quindi quello piccolo da 3,5 mm. Abbiamo due ingressi XLR, che figata, possiamo anche preamplificare a 48 volt, questa è una figata, quindi mettere la Phantom Power ai nostri microfoni. E ovviamente l'immagine che questa camera sforna è incredibile, come state vedendo in questo momento. Questa magari è un'immagine abbastanza fatta in modo veloce, non so neanche se sono completamente a fuoco, infatti adesso e che dire, adesso forse potrei essere a fuoco, ma non lo so ancora. Nella camera inoltre è presente anche la maniglia esterna, che appunto vi permette di registrare, di fare altre azioni esterne. Secondo me l'unico grande difetto di questa camera sono gli ISO, il fatto che lo schermino non è flippabile verso di me, e comunque è una camera molto buona per chi vuole iniziare, perché non ha tantissimo budget effettivamente. Per chi vuole comunque avere una camera cinematografica, avere delle ottiche sopra pazzesche. Fatemi sapere ovviamente ragazzi se questo video vi è piaciuto. Come al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like, scrivetemi qua su YouTube, su Instagram e su Twitch. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e soprattutto alla review di questa camera, perché questa era solo una prima impressione e primo sguardo.